Nel 1978 il destino lancia due dardi, uno a Nuoro e il secondo a Tempio Pausania. A Nuoro c'è una band, ha un concerto la sera, sono arrivati, stanno provando e hanno voglia di fare questo concerto. Sono stati in giro molto, molto tempo, in giro per il mondo, toccando diversi paesi e hanno capito una cosa, che la musica è bella tutta. A Tempio Pausania il poeta vuole andare a vedere questo concerto, vuole andare a riabbracciare gli amici che non vede da 8 anni. E ha questo grande piacere, però non sa come fare perché il poeta non ha la patente, quindi non può andare a Nuoro. Chiede ad alcuni vicini di casa, persone, in quel momento non c'era nessuno disponibile. Ma il caso è strano perché gli fa arrivare in quel momento, proprio da lui, un pastore, gli ha portato un regalo. E questo pastore ha la patente. Allora il pastore lo accompagna a Nuoro, ritrova gli amici, si abbracciano, il concerto è bello, piace, c'è una bellissima atmosfera, tanto è vero che poi il giorno dopo lui li invita a Tempio Pausania per un pranzo tutti insieme. La scena successiva vede la cucina, c'è Fabrizio con una cesta di funghi che probabilmente un contadino gli ha portato e sta cercando di tagliarli, di cominciare a preparare, dice faccio un'insalata di funghi, no, guarda scusami, no. Cosa c'è? No, io i funghi non li mangio. Beh, lì come sei diffidente. Sarà diffidente, ma cioè, io ho paura dei funghi, cosa devo fare? I porcini li riconosco, ma lì vedo delle robe colorate, c'è un fungo più strano, uno arancione, uno giallo, poi va a finire, c'è dentro anche quello rosso con i puntini bianchi e ciao. Va bene, allora lui prende un fungo e capisco che lì mi sta lanciando una sfida. Prende il fungo, lo addenta e gli dice, lo mastica un attimo, dice, va bene, ti fidi? Adesso lo rimangi? Sì, li mangio. Andiamo di là, facciamo un pranzo bellissimo, fantastico, oltretutto a un certo punto arriva un mare di vermentino e mette tutti a posto. Vermentino è una droga sarda fatta a regola d'arte, volendo in bottiglie. E questo è quello che praticamente ha portato in questo momento di grande abbraccio collettivo, tutto questo fermento tra di noi, era molto bello rivederci dopo 8 anni. Però in quel momento mi viene in mente a me di lanciare una sfida a Fabrizio e gli dico, senti, ma perché ti sei ritirato? Cosa ti è venuto in mente? Uno come te che ha scritto le canzoni che ha scritto, perché vuoi fare il contadino, non vuoi più cantare né suonare? Perché basta, le mie canzoni ormai sono vecchie, chi interessano? Ma interessano a tutti, noi siamo stati in America e abbiamo visto cose diverse da qui. In Italia tutto è divisivo, ci sono sempre le fazioni, Guelfi, Ghibellini, Milan, Inter, Juve, Toro, cioè per queste cose in Italia. Basta, lì la musica è una cosa totale, l'abbiamo imparato, la musica è bene di tutti, tutti quanti devono capire che c'è rispetto per ogni genere. Tant'è vero che ci sono artisti come Giacomo Pastorius, che è il bassista di Weather Report, tanto per intenderci, che è un appassionato di Johnny Cash, che suona country, così come Santana. Ha un ritmo latino pazzesco, una musicalità diversa dagli Eagles, che sono uno dei suoi gruppi preferiti. Ecco, questo vuol dire che lì la gente si incontra e si scambiano delle cose. Noi dobbiamo fare questo una volta, noi insieme. Bello, mi piace, è una bella idea, però adesso sono qui, voglio stare in campagna. Comunque ci penso e allora la sera comincia a sentire gli amici, chiede un po' cosa sta succedendo, cosa ne pensano. E come dice la PFM mi ha preposto questo, gli dico, ma tu sei matto, non so se li hai visti, cioè, va bene, saranno anche bravi, ma cioè, tu suoni la chitarra, questi qui in 3 secondi ti hanno già coperto, fanno un casino pazzesco, poi quello con la fascia in testa sembra veramente un selvaggio, quello lì, o tutti quei tamburi. No, guarda, Berlino, dite che è pericoloso, mi fa, è pericolosissimo, Berlino allora lo faccio. Questo era Fabrizio, se c'era qualche cosa che poteva essere diverso dalla norma, lui amava della cosa, in direzione ostinata e contraria. Ma non c'è nessuna storia che non abbia un prequel e un sequel. Il prequel di questa storia è che nel 1970 noi registravamo con Fabrizio dopo una novella, un disco incredibile in cui lui paragonava non le istanze di quelle del 68 che dicevano ribelliamoci alla rivoluzione, diceva io sto parlando delle istanze dell'uomo, del più grande rivoluzionario della storia, di Gesù Cristo, perché Gesù aveva veramente capito tutto, perché gente diverse venute dall'est dicevano questo, dicevano che lui era una persona che era capace di mettersi contro il potere, contro i farisei, contro i romani, stando sempre dalla parte del popolo. Quindi scrisse un disco veramente seminale, un disco veramente
molto potente da un punto di vista letterario e poetico. E cosa succede? Succede che nel 1999 Fabrizio se ne va. E nel 2010, quando lui avrebbe compiuto 70 anni, decidiamo di fare un regalo. Pensando lui che era nel cielo, magari faceva il bisbocce con altri poeti che erano nell'etere, abbiamo detto, senti, vogliamo regalarti una buona novella così come tu non l'hai mai sentita, proprio perché la tua poesia deve veramente abbracciare il rock. Noi questa sera vogliamo condividere quel regalo con voi.